Assessore Coppa, bella la manifestazione, però è un'altra occasione per parlare di impianti sportivi. Parlando di una piscina, a Siracusa si pensa a quella coperta, e ce n'è una piccola che mi sembra il progetto di finanza potrebbe diventare la nuova casa della pallanuoto siracusana. Credo di sì, come ho già detto nella conferenza stampa, stiamo valutando la proposta del progetto di finanza presentata dall'imprenditore palermitano. Credo che nei prossimi giorni daremo una risposta ufficiale a questa richiesta di progetto di finanza. Sono diversi interventi di strutturazione e a breve daremo notizia di come è costruito il progetto e di cosa pensa il Comune ufficialmente rispetto a questo progetto. È previsto anche il recupero della piscina sotto il palazzetto, sì, dello sport? È previsto anche questo recupero, sì. Non è un intervento di manutenzione straordinaria, è un vero e proprio intervento di ristrutturazione di tutti gli impianti, quindi anche quello. Che ne pensa di questa polemica che è nata con l'attuale gestore, con la Sette Scogli, per la mancata proroga? Ma io non ho nessuna polemica per quanto mi riguarda. La Sette Scogli ha gestito l'impianto sicuramente come doveva gestirlo, quindi bene. Ha eseguito gli interventi che erano previsti nel capitolato perché ne aveva assunto l'obbligo. Non credo che vi fossero regioni di legittimità che ci consentissero di effettuare una proroga. Credo che sia trasparente fare una gara aperta, abbiamo previsto un'ipotesi di aggiudicazione diversa da quella dell'anno precedente perché vogliamo avere delle risorse per intervenire sugli impianti qualora ne fosse necessità. Non credo che vi sia nulla di straordinario, non voglio fare polemica perché per me la polemica non c'è. Poi è chiaro che ognuno ha il diritto di tutelarsi. So che c'è stata un'interrogazione del consigliere comunale Rodante, ho già predisposto la risposta, a breve verrà depositata, risponderemo tranquillamente. Peraltro devo dire che nell'interrogazione non si fa riferimento a nessuna illegittimità, semplicemente si chiede quello che è già pubblicato sul sito, cioè i criteri in virtù dei quali verrà aggiudicata la gara, se l'anno scorso sono stati eseguiti interventi da parte della Sette Scogli. Sono argomenti ai quali possiamo rispondere con grande serenità e trasparenza. Quindi un nuovo gestore per la prossima stagione significa progetto di finanza 2016, seconda parte 2017? Ma il progetto di finanza è un procedimento che intanto si deve concludere sotto il profilo amministrativo, nel senso che deve essere valutato dall'amministrazione. Qualora venga valutato positivamente o si richiedano delle integrazioni, si devono aspettare queste integrazioni. Dopo che avvengono queste integrazioni deve avviare il procedimento per la procedura aperta. Dopo che si conclude la procedura aperta c'è l'aggiudicazione e quindi inizieranno eventualmente i lavori di realizzazione previsti nel progetto di finanza, ma non credo che tutto questo possa avvenire in un anno. Ecco.